Atti, capitolo 26esimo. E Agrippa disse a Paolo: t'è permesso parlare a tua difesa? Allora Paolo, distesa la mano, disse a sua difesa: re Agrippa, io mi reputo felice di dovermi oggi scolpare dinanzi a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, principalmente perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che sono fra i giudei, perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza fino dal principio trascorsa in mezzo alla mia nazione in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno, poiché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppur vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione son vissuto fariseo. Ed ora son chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, della qual promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore a Dio notte e giorno sperano di vedere il compimento. È per questa speranza, o re, io sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Quant'è a me, avevo sì pensato anch'io di dover far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo difatti feci a Gerusalemme, e avutane facoltà dai capi sacerdoti serrai nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte io detti il mio voto. E spesse volte per tutte le sinagoghe li contristai con pene e bestemmiare e infuriando oltremondo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere, il che facendo come andavo a Damasco con potere e commissioni dei capi sacerdoti, io vidi, o re, per cammino a mezzogiorno, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me e da coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E te duro di ricalcitrar contro gli stimoli. Ed io disse: chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e sta in piè, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprir loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quel di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili, ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel Tempio, tentavano d'uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio son durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva venire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a risuscitar dai morti, annunzierebbe luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse: io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Oh, io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: per poco non mi persuadi a diventar cristiano. E Paolo disse:
piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi m'ascoltano diventaste tali quale son io all'infuori di questi legami. Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenice e quanti sedevano con loro, e ritiratesi in disparte parlavano gli uni agli altri dicendo: «Quest'uomo non fa nulla che meriti morte o prigione». E Agrippa disse a Festo: «Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare».